Accettare la nuova quotidianità può essere difficile, eppure se ci pensiamo un po', siamo spinti naturalmente a cercare di fare cose che ci aiutano a trascorrere il tempo e ci rilassano. Io preparo dolci più spesso, sentire il rumore della farina che scivola nella ciotola mi piace. Faccio i lavori di casa con lentezza, osservo i miei mobili e penso a quanto mi sento fortunata ad averli, a quanto mi rendono comoda la vita. Mi ritrovo ad accomodarmi nel divano più di frequente per godermi un film con la mia famiglia. Leggo. Continuo ad andare al lavoro e la mia macchina attraversa con calma strade vuote, mentre riesco anche a godermi il paesaggio meraviglioso che mi circonda, alberi di arance e campagne già verdi. A volte però sento il peso di quello che accade con maggiore prepotenza. Desidero sentirmi nuovamente libera e mi abbatto. Allora il ritmo dei miei movimenti aumenta alla ricerca frenetica di problematiche da risolvere, cassetti da riordinare, cose rotte da riparare. E quando il cielo è coperto, una vena di tristezza mi assale. Ho capito che è inutile combatterla. Semplicemente ho deciso di accettare che è giusto provare anche quella. In fondo, quello che sta accadendo è triste. È proprio la tristezza che ci fa capire e apprezzare di più la nostra vita del prima, che molto spesso abbiamo dato per scontata tra la frenesia di mille impegni. Quando tutto questo finirà e mi guarderò di nuovo attorno, spero che i miei occhi osserveranno il nuovo mondo con un maggiore senso di fiducia e di solidarietà verso la gente, perché abbiamo tutti dei sentimenti che l'indifferenza di prima non deve più ferire. Un piccolo dono trovato dietro la porta ci fa sentire pensati, ci fa capire che siamo amati. Con un piccolo gesto, noi possiamo dimostrare a coloro che amiamo quanto sono importanti e ridurre le distanze che oggi ci devono dividere.